Eccoci qua, oggi volevo un po' parlare con voi di Amado mio, di Pierpaolo Pasolini, preceduto da Tinturi. Si tratta di due romanzi brevi, autobiografici, che appunto narrano della gioventù di Pasolini, che scrive appunto intorno agli anni tra il 43 e il 49, ma su cui poi ritorna varie volte, e sono due romanzi brevi rimasti inediti per 30 anni e poi pubblicati postumi per la prima volta nel 1982. E quindi, abbiamo detto, sono racconti autobiografici, e in particolare il primo, Atti impuri, viene scritto da Pasolini in prima persona, anche una forma appunto diaristica, sebbene comunque gli abbia sempre esitato per entrambi, quindi anche per Atti impuri, tra la prima e la terza persona, quindi tra una narrazione più oggettiva distaccata in terza persona, è una invece più intima, personale, dal tono di confessione che avrebbe dato la prima persona. Alla fine, Atti impuri adotta con molte esitazioni la prima persona, anche nella ricostruzione dei materiali dattiloscritti si è deciso di adottare comunque in prevalenza la prima persona, mentre per Amato mio la narrazione sarà in terza persona, e infatti avremo un vero e proprio personaggio di cui si narrano le avventure, guardandolo un po' dall'esterno, da un'altra prospettiva. Si tratta, lo scenario è quello della campagna friulana di Casarsa della Delizia, in cui appunto Pasolini passa l'infanzia, passa gli anni della sua gioventù, e si tratta tra l'altro degli ultimi anni della guerra, quindi lo sfondo bellico è abbastanza presente, soprattutto in Atti impuri, mentre poi in Amado mio, sì, in Amado mia si parlerà dei primi anni dopo la fine della guerra, quindi l'atmosfera sarà leggermente più leggera. E ad essere narrate sono le avventure erotiche del protagonista, sia in Atti impuri che in Amado mio, e tutto collegato appunto al clima di guerra che si respira, al paesaggio friulano, e quindi il rapporto al quale il tono si fa anche particolarmente lirico. Troviamo anche come tematica la volontà, soprattutto appunto in Atti impuri, di trasmettere la cultura a ragazzi di Casarsa, che però non viene mai nominata in Atti impuri. I luoghi restano vaghi, vengono fatti i nomi di vari piccoli paesi in cui abitano questi giovani ragazzi, a cui Pasolini con la madre dà delle lezioni, quindi tiene una piccola scuola mentre frequenta l'università a Bologna. Ma volevo io subito leggere in realtà dei passi che sono veramente dei passi dal tono molto intimo, appunto, come abbiamo detto, lirico e personale, stupendi. Quindi vorrei leggere sia dei passi da Atti impuri che da Amado mio. Per cominciare, in Atti impuri,
Ecco, in Altipuri sì, si narra appunto di queste vicende erotiche che Pasolini, ragazzo, ha con dei ragazzi del luogo, e ce ne sono diversi. Vengono nominati diversi ragazzi, e spesso sono appunto dei ragazzi a cui insegna. Ma in particolare, lungo tutto il racconto, troviamo la figura di Nisiuti, ed è di lui che si parla in questo passaggio. Ecco qui. Il giorno dopo io e Nisiuti camminavamo da soli lungo la vila. L'aria era tiepida, accecante. Sul grande letto asciutto della roggia, tra le erbe acquatiche seccate e le roste, occhieggiavano centinaia di primule. In fondo alla curva della vila, il boschetto di pioppi con i suoi rami ingemmati arabescava il cielo e i campi tremavano di verde. Era la primavera. Si sentivano qua e là cantare nel tepore i primi cuculi. Io e Nisuti camminavamo abbracciati per la riva. Ormai Nisuti aveva vinto forse anche la sua ultima e più grave delusione sul mio conto, e aveva ripreso ad amarmi con l'intensità e la verginità di prima. Io però non osavo più tentarlo in nessun modo, nemmeno con qualche bacio, benché ne morissi dal desiderio. Parlavamo della scuola e di poesia, perché Nisiuti cominciava in quei tempi a scrivere qualche verso nel suo dialetto, in modo così rozzo e delicato, così nudo e candido, che io ne ero rimasto stupido e felice. Così chiacchieravamo con fervore nella solitudine della villa, al margine della campagna degli Este, distratti ogni tanto dal volo di qualche uccello, di cui Nisiuti mi diceva il nome, o dei gridi e richiami delle donne nei casolari dei rosa baby dietro la roggia e gli orti. Era già tardi e l'aria, benché ancora fuggida, cominciava a imbrunire. Ritornammo allora verso casa, ma per la strada, al di là della villa asciutta in fondo a un brolo, vedemmo il nuovo rifugio che i bimbi avevano costruito da pochi giorni. Io scesi sulla roggia e mi diressi al rifugio gridando a Nisiuti che volevo vederlo dentro. Egli mi seguì e così entrammo nel rifugio dove la terra scavata di fresco e bagnata aveva un acuto profumo e la luce vi filtrava appena. Abbracciai Nisuti e lo baciai sulle guance. Egli sorrise al mio impeto, scuotendo il capo allegro. Io lo ribaciai mille volte finché cercai le labbra. Ma egli si ritrasse stupito. Lascia che ti baci sulla bocca, supplicai, stringendolo. Un bacio solo, un bacio solo. Ma egli mi diceva di no, senza parole. Parla, gli gridai, non tacere così. Ma egli non rispondeva. Nisiuti, riprendevo io, ti prego, lascia che ti baci una volta sola le labbra. Lascia, perché? Egli disse infine con un'ombra di voce. Continuava a sorridere calmo, amico. Perché voglio le tue labbra, Nisiuti. Ma io, disse lui, interrompendosi subito imbarazzato, ma io appoggiando il capo sulla sua spalla e stringendolo forte, gli coprì il collo di baci. Tu sei così bello, Nisiuti, gli dicevo, che muoio se non ti bacio. E non mi sta baciando adesso? Esclamò Nisiuti. Io lo guardai. No, dissi, questi non sono baci. Lascia che te li dia sulle labbra. Così ci si bacia quando ci si ama, continuai. Tu mi vuoi bene? Oh sì, disse Nisiuti. E allora, gridai, e gli appoggiai di nuovo il capo sulla spalla, disperatamente. Egli taceva. Ma nel suo silenzio sentivo che si era deciso ad accontentarmi. C'era più abbandono, più tepore. Alzai pian piano il capo e gli sfiorai con le mie labbra le sue. Egli non disse nulla. Io allora lo baciai premendo più forte, ma mentre lo baciavo sentivo che le sue labbra si tendevano. Mi staccai e lo guardai. Sorrideva. E poi ancora altri passaggi bellissimi dove appunto quello che mi piace vedere di più e appunto la tenerezza con cui Pasolini parla di se stesso, la tenerezza che lascia arrivare al lettore senza alcun filtro e parlando semplicemente di sé, appunto senza frapporre alcuno schermo fra il lettore e parte più intima di sé. E così quando appunto scrive sotto un'annotazione solamente dell'anno 1947, dove si legge: ho 25 anni, l'età in cui Bolzano disse addio alla giovinezza. Sono 3 anni da quando ho visto per la prima volta Nisiuti sul ponte della villa.
anni e mezzo terribile casello egli mi ha ceduto, più di un anno da quando ho osato pensare per la prima volta che il mio amore fosse cessato. Nonostante non ho fatto nulla per risolvere in qualche modo il mio stato, e lascio al contrario che il tempo si consumi senza la minima pietà se non mentale, e messa subito a tacere per quel ragazzo che ho dovuto sopportare tutto il peso delle mie disperazioni. È domenica, aspetto lui e gli altri ragazzi di Luta per andare a ballare insieme a Castiglione. Il tempo è freddo e puro. Il silenzio della domenica sul ballatorio, il cortile, gli stabili, il concimaio dei rosa. Un silenzio dorato, un sonno, dove gli uccelletti volano come un po' spaesati e le prime foglie degli alberi luccicano in abbandono. Si sente già la sera, tutta veduta e vuota. Mia madre è andata al cimitero, è un caso che io sia qui nella cameretta di Rosa. Guardo come in sogno il soffitto bianco di calce con le travi nere, la finestrella sgangherata che dà sul lungo cortile dei B. Il mio tavolo pieno di carte e libri, la rete metallica col materasso e il copriletto rosso, dove tante volte io e Nisiuti ci siamo distesi. Aspetto con una specie di ansia morbosa che Silvio, Nisiuti e gli altri arrivino nel cortile dei Rosa chiamandomi, oppure salendo su per le scalette di legno che conducono alla mia camera, odorose di varecchina e di sacchi. Hanno ormai molta confidenza con me, sono divenuti i miei compagni. Passiamo le feste insieme in un paese o nell'altro della riva destra del Tagliamento, dove ci sia qualche sagra o qualche festa da ballo. Nei primi tempi, dopo la guerra, a ballare se ne andavano da soli. Poi, quando i più tremendi mesi del lutto furono passati, cominciai ad andare con loro. Ricordo nella primavera del 45 quando di sera emozionati e misteriosi partivano per Marsure, dove si ballava in uno stanzone. I più grandi dei miei scolari erano già dei giovincelli in quei mesi e cominciava la loro avventura. Silvio e Berto furono i primi ad imparare a ballare, adesso tutti se la cavano. Nisiuti in fondo è rimasto il più uguale a se stesso, è solo un po' più cresciuto e irrobustito. È sempre stupendo, ma forse se lo vedessi ora nella platea del cinema di San Pietro in mezzo a tutti gli altri ragazzi, non potrei più dire con la sicurezza di 2 anni fa che è il più bello. Allora lo era veramente, col suo ciuffo limpido e ardito sulla fronte bruna, gli occhi sfolgoranti di dolcezza e una blusetta di seta che gli avevo regalato d'un marrone acceso e infuocato. Ora, col dopoguerra, quanti altri ragazzi a Castiglione, a San Pietro, a Marsure, a Malafiesta, a Cordovago, a Fiume. La loro bellezza, per quanto possa far tremare, non è però interna come quella di Nisiuti. È difficile trovare un cuore come il suo. E poi dopo una pausa. Mi alzo ancora ubriaco. La mattina è stupenda, vivere è stupendo. La felicità vibra in me fragilmente, mescolata al tremito dell'alcol domenicale. Un soffio e si dissolverebbe. Non c'è poro della mia carne dove non tremi questa gratitudine alla vita, questa nostalgia ancora troppo recente per dolere. Amo Viluta, amo i miei compagni, amo tutta la gioventù di questi borghi. Quest'ultima frase tra parentesi. E ancora in altri punti Pasolini parla della sua età. Mi piace molto leggere i passaggi in cui parla di sé 25enne o di sé 21enne, come questo, con la notazione giovedì 21 novembre. Ho 25 anni e sono ancora avviluta giorno per giorno, sempre più atterrito di vedere verificarsi nel caso mio la regola generale. È autunno, ecco la pioggia che sospira nel cortile fangoso, alcune civette che volando lanciano dei vaghi richiami. Oggi era festa a San Pietro, una festa cupa e sbagliata. E ora che è notte mi trovo nella mia camera, disperato, senza più avere la forza di pensare a me stesso, di muovermi e di piangere, perché nella mia disperazione non ho più alcuna purezza, alcuna ingenuità. Mi sono trovato troppe volte in questa situazione, conservando sempre un minimo di speranza, se non altro nell'abbandonarmi senza restarmi allo sconforto. Ricordo una sera domenicale del 43 a Castiglione, quando avevo 21 anni. La noia mi aveva stremato. Pioveva, era buio, per tutto il pomeriggio ero stato vinto dai miei desideri irrealizzabili. Alle 5 uscii di casa, tremando, ma la disperazione mi faceva camminare diritto, inferocito, come verso un esito sicuro. Mi diressi verso la stazione e costeggiai la ferrovia lungo la strada fangosa. Mi avvicinavo così deliberatamente alla zona di una possibile morte, al gioco drammatico del mio corpo sfracellato da un treno. Varcai il passaggio a livello e giunsi davanti al cimitero vecchio. Senz'altro ne scavalcai il muro di cinta in rovina e addentrandomi, sempre con la sicurezza di una
allucinato, mi sedetti sopra una tomba e lì mi diedi di nuovo, senza più alcun ritegno, alle mie immaginazioni. Questa notte la disperazione è identica alla disperazione di quella domenica. Sono gli stessi motivi a provocarla. Ma nel 43, ancora vergine del corpo, non del tutto conscio di me stesso, avevo potuto inscenare uno spettacolo, andare in cerca di qualcosa o fuori o dentro di me. Ora sono un deserto del tutto esplorato. Sono tutto coscienza. Non c'è più alcun mezzo per salvarmi. E questo per quanto riguarda Tinturi, che appunto, come dicevamo, mantenendo la narrazione alla prima persona, tiene il tono veramente molto sul lirico, molto vicino all'io che si dispiega senza alcuna riserva davanti al lettore, mentre la parte successiva, in modo mio, questo personaggio, Desiderio, che compie una sorta di percorso erotico in rapporto con questo giovane ragazzo, Benito, rinominato Yazis, e con appunto, diciamo, vivendo delle avventure anche con altri ragazzi, in cui appunto si fanno delle gite al fiume, alle sagre, si balla, si va al cinema, si va al mare, quindi con lo stesso scenario. Dei passi che possiamo leggere in modo mio, ad esempio appunto Desiderio con gli Aziz. Sono veramente moltissimi i passi che avrei voluto leggere, purtroppo abbiamo poco tempo. Devo ritrovare. Ecco, finalmente Desi e Aziz erano soli. Desiderio abbracciò il ragazzo e si baciarono a lungo in silenzio. Poi Desiderio, cieco d'amore, cercò, stringendolo per i polsi, di trascinare Aziz verso il folto, ma il ragazzo non volle. Ed egli dovette rassegnarsi a rimanere lì. Dopo un breve silenzio, scosso dalla sua impotente trepidazione, strinse la testa del ragazzo tra le mani e, costringendolo a guardarlo negli occhi, «Io ti amo, Yazis», gli disse. «Lo sai, e perché tu non mi ami?» «Perché non mi ami?» ripeté ingenuo e testardo come un bambino. «Sì, io ti amo», rispose Yazis. Desi tacque e, ritesosi sulla sabbia, posò il capo sul petto del ragazzo, ma subito riprese scoraggiato. «Non mi ami, non mi ami, Yazis, anzi mi odi. Se no, perché mi faresti soffrire così?» «Oh no, io non voglio farti soffrire, sei tu che soffri», disse Yazis. Desiderio sorrise e baciò di nuovo. Yazis lo strinse forte tra le braccia, ma quando la mano di Desiderio. «No», disse Yazis, «no, andiamo via». Desiderio si alzò di scatto, furibondo, e se ne andò verso la spiaggia, in mezzo alle carogne che digrignavano i denti contro il sole. Yazis lo seguiva a una ventina di metri di distanza, intimidito. Dopo un silenzio lunghissimo, durante il quale erano rimasti immobili, rivolti tutti e due verso la barca ancora molto lontana, Daisy si voltò verso il ragazzo e con voce rauca gli disse: «Da domani è meglio che non ci vediamo mai più». Yazis taceva. «Hai capito?» gli ripete Daisy quasi urlando. «Sì, ho capito». Il ragazzo si sedette, serio, su un mucchio di alghe. Daisy invece restava ostinatamente in piedi, rivolto verso la barca in silenzio, e non osavano guardarsi. Così, senza guardarlo, e come se parlasse al mare, Daisy riprese con una voce irriconoscibile: «Sì, è meglio che non ci vediamo più, è meglio». Yazis continuava a tacere, con l'azzurro dei suoi occhi appena appannato o troppo lucido, con l'espressione che avrebbe avuto se fosse successa qualche disgrazia. «Da domani», riprese ostinato Daisy, «finiremo di incontrarci, hai capito?» «Va bene», disse Yazis. Daisy lo guardò. Le guance del ragazzo si erano arrossate. Aveva negli occhi un'espressione seria, sottomessa, contrita.
ma piena di un ardore mai visto. E nel nuovo lungo silenzio che seguì, questa volta si guardarono, anzi, sedersi vicino a lui, in un piccolo lembo di sabbia libera dalle carogne e dai depositi marini. Il loro però era un silenzio teso, ronzante, pieno di pianto oltre che di parole. Per Yazid il silenzio di dietro aveva qualcosa di sacro e non osava certo interromperlo. Forse tu non hai capito bene, ricominciò Daisy appena un po' più calma. Non è che non ci rivedremo domani o dopodomani, ma per sempre. Forse per tutta la vita, aggiunse, mordendosi le labbra per soffocare le lacrime. Sì, ho capito, ripeté abbassando il capo Yazid. È tutto per colpa tua, urlò Daisy. Perché? Mormorò il ragazzo. Idiota. Yazid non batté ciglia, come se non avesse udito. Chinò ancora un po' di più il capo, come uno scolaro rimproverato dal maestro, con le guance ormai in fuoco. Sì, colpa tua, diceva Daisy, idiota. Balzò di nuovo in piedi e andò sull'orlo del frangente. Quando, dopo un poco, si volse indietro, vide Yazid che smuoveva con una canna lo scheletro di un uccello, osservandolo incuriosito, ma sempre con quella dolorosa serietà negli occhi. Sei contento adesso? Gli gridò. Non avrai più la noia di avermi vicino. Non era una noia, disse Yazid guardandolo. Forse non lo era, ma tu hai fatto di tutto perché lo credessi. In principio ti avevo preso per un ragazzo buono, leale, e invece mi hai fatto solo soffrire. Ho sbagliato e adesso pago, ma basta, con te basta. Hai capito? Sì, mi dispiace lasciarti, sai, Yazid. È come se mi si strappasse un pezzo di cuore. Tu non puoi capire perché a te non importa nulla, lo so. Mi importa invece. La barca intanto stava avvicinandosi, ma molto lentamente. Gilberto e Mario si tuffavano in acqua e gli altri ragazzetti abbandonavano la barca al capriccio delle correnti della marea. Desiderio entrò nell'acqua per andare incontro alla barca, che ormai non era a più di 200 o 300 metri, e Yazid ne andava dietro. Quando furono immersi fino ai fianchi, Daisy si gettò a nuoto, ma stavolta Yazid non poté seguirlo, non sapendo nuotare, e se ne restò solo in mezzo all'acqua ad attendere. Ma dopo una breve notte, Daisy inaspettatamente tornò presso di lui e, riemerso tra la schiuma, lo guardò ancora serio. Anche Yazid era serio, tanto che pareva stesse per piangere. Daisy guardava con uno sguardo ormai supplichevole. E Daisy, non meno commosso, gli sorrise, accarezzandogli i capelli, gli disse: Ah, mio povero Yazid. Illuminato dal suo sorriso, senz'altro che il ragazzo, un ragazzo sensibile come un diavolo non sorride. Desiderio lo abbracciò e così abbracciati aspettarono in acqua la barca che si avvicinava. Poi, ecco, appunto, si narra principalmente delle vicende di allontanamento e avvicinamento tra questi due ragazzi. Un'altra scena molto bella è la scena finale. Non leggerò proprio la scena finale, perché la leggerò interamente in maniera lineare, però verso la fine i due ragazzi vanno al cinema insieme ad altri giovani con cui sono stati al mare, li hanno conosciuto. Al mare vanno a vedere Gilda, in cui appunto Rita Hayworth canta la canzone da cui è tratto il titolo, e quindi possiamo leggere questo passo. Dopo c'è andare a cena a vedere Gilda, il cinema è stato dopo già un po' di altri, ricordava se mi fosse palizzata che elettrico contro il buio zero. Una passeggiata all'aria festiva invitante da accorate concordie e gli inviti di Mario e Gilberto, si continuava a tacere con gli esistenti. Seduta al suo fianco e a sua volta senza parole. Del resto, di quel suo isolamento, poteva approfittare per dedicarsi a certe osservazioni a cui non avrebbe mai potuto rinunciare. Infatti, sulla fila di sedie verniciate di fresco, proprio davanti a Yazid aveva preso posto un ragazzo indigeno che ora si arrotolava una sigaretta, scambiando ogni tanto una parola nel suo dialetto saettante con il compagno.
Quei due rappresentavano, contrastando con singolare evidenza, le due diverse razze di cavalli. Uno biondo, coi capelli a raggiera doratissimi, il profilo corto, il viso già un poco deliziosamente rugoso. L'altro bruno, il capo grosso, la bocca rotonda e mal disegnata, deliziosamente simile al padre. E in essi si concentravano più celeste salate del mare le suggestioni emanate da quel pubblico adriatico in festa. Così, al di qua del mare, ora rigidamente lontano, Cavarle era contenuta coi suoi pesanti brividi da quella sua notte d'estate che faceva sanguinare il cuore di desiderio per tutte le estati non viste. E forse era quel dissidio così aperto fra la platea e il firmamento, quell'atroce palizzata di canne in così diretto rapporto con la luna. Forse era quel bellissimo giovane con i bellissimi capelli bruni che, rivolto agli amici, gridava le prodezze del proprio stesso adolescente. Forse infine o soprattutto era quella doratura fallica che uno straniero come desiderio annusa in ogni minimo fatto di luoghi sconosciuti, quell'eros indigeno, collettivo e quasi folcloristico, che si spezza e si frange come in un prisma nella folla di ignoti vestiti a festa. Ma desiderio era una sola ferita dolorante. Ah, come si accorgeva di possedere un petto duro di dolore e gelosia, duro di un'invidia che lo faceva morire. Se guardava gli altri, essi pure possessori, ma quanto più fortunati e leggeri di un petto. Poi si spensero le luci ed ebbe inizio quello che avrebbe dovuto essere il più bel film visto da Desiderio. Davanti a Gilda, qualcosa di stupendamente comune invase tutti gli spettatori. La musica di Amado mio devastava, così che le grida oscene che si incrociavano per la platea, gli attento che ti si spaccano i bottoni, i quanti te ne fai stasera? Parevano fondersi in un ritmo dove il tempo pareva finalmente placarsi, consentire una proroga senza fine felice. Anche quando gli Aziz, abbracciato da desiderio, gli posò il capo su una spalla e in quell'atmosfera la orgia del tempo, prima della morte, il petto di desiderio parve finalmente sciogliersi, fu una commozione alzata a un livello dove le lacrime si gelavano. Rita Hayworth con il suo immenso corpo, il suo sorriso, il suo seno di sorella e di prostituta, equivoca e angelica, stupida e misteriosa, con quel suo sguardo di miope freddo e tenero fino al languore, cantava dal profondo della sua America Latina da dopoguerra, da romanzo fiume, con un'espressività divinamente carezzevole. Ma le parole di Amado mio la evocavano con la sua bellezza da contadina, quasi in uno stato di estenuazione di post-amore, accovacciata presso un suo indicibile musacio. Visti da una venita di Montevideo o dal Plata fu cinema di Caorle e quel ragazzo seduto al suo fianco, cos'altro erano divenuti per desiderio se non le figure di una sua tragica rassegnazione? Rinunciatario ed arreso, col petto sciolto come cera dalle note e dalle parole della canzone, desiderio accarezzava la testa del ragazzo appoggiato alla sua spalla, come se accarezza un fratello. E tra le lacrime, invece del lungo discorso che avrebbe dovuto annunciargli la sua decisione di rinunciare per sempre, gli mormorò all'orecchia: perdonami, Yasis. Ma Yasis, a quelle impercettibili parole di Alitalia del desiderio, sorrise, distratto, e gli rispose stasera. Fu come un urlo di gioia, un dolce cataclisma che facesse crollare il cinema di tutta Caorle, mentre Gilda, intanto contro il cielo, sul pubblico ansimante, con delicata libidine e furiosa pazienza, si sfilava il guanto dal braccio. Ecco, e poi appunto seguono le pagine finali e una nota in cui viene riportata una prefazione che aveva scritto Pasolini nell'idea di pubblicare questi testi che poi appunto in realtà non furono mai pubblicati e da cui poi appunto sarà tratta una citazione che mi piace leggere qui. Chiedo infine al lettore di non farmi cadere troppo dall'alto se trova che i miei racconti non sono riusciti. Anche questa volta si fa questione di sincerità o ipocrisia. Se è dalla mia vita che ho raccolto il materiale di questo libro, vuol dire che non ho avuto paura di farlo. E se ho avuto, al contrario, troppo coraggio, prego il lettore di indignarsi contro la violenza, non contro l'anomalia dell'amore.
E pronunci pure allora la condanna che solo per incapacità è rimasta troppo implicita nelle mie pagine. Così via. Quindi vi invito veramente a leggere questi testi perché penso che, sebbene siano diciamo forse fra i meno popolari di Pasolini, sono sicuramente dei testi che permettono di conoscere un aspetto estremamente personale dell'autore, una scrittura molto personale, intima, che ha questo taglio giovanile che mi piaceva molto recuperare. E quindi spero vi abbia fatto piacere e alla prossima.